Eccomi qua, dopo i 5 consigli della pesca a ninfa non potevo esimermi dal pubblicare un video sui 5 consigli per migliorarvi come pescatori a secca. Poi perché 5? Non lo so, potrebbero essere 500, 50, 2, 3. Dico 5 perché sta cosa dei numeri piace tanto, quindi dico anche io. 5 consigli per pescare meglio a secca e per rendervi dei migliori pescatori con la mosca secca. Come al solito, in ordine assolutamente sparso, non di importanza, che possono aiutarvi magari a risolvere determinate situazioni. Cominciamo dal primo: la scelta dell'angolo di tiro. Allora, la scelta dell'angolo di tiro è una cosa spesso sottovalutata. Diverse volte capita che maggiormente ci preoccupiamo più del lancio che non della scelta del punto in cui lanciare. Una volta che abbiamo scelto il punto in cui lanciare la mosca, secondo me è meglio avvicinarsi con molta cautela, soprattutto in acque particolarmente lente. Diceva il buon René Harrop che lui spesso per avvicinarsi a un pesce impiegava anche fino a un quarto d'ora, il che è un tempo inenarrabile in alcuni corsi d'acqua nostrani. Però in alcune situazioni con acqua particolarmente lenta ci fa riflettere sul tempo che troppo poco spesso noi scegliamo con calma per avvicinarsi ai pesci. Un avvicinamento lento, meno che non stiamo su un torrente in cui l'acqua veloce ci consente di andare più velocemente, e soprattutto la scelta di un angolo corretto che possa dare a nostro favore la velocità della corrente con cui scende la mosca e il posizionamento di lancio migliore. Il secondo punto che voglio affrontare è quello riguardante la posa dell'artificiale. Questa è una cosa che magari chi è più scafato nella pesca a mosca sicuramente già sa. Mi rivolgo quindi soprattutto alle new entry, a coloro che magari non hanno avuto questa grande esperienza sui corsi d'acqua, si stanno magari facendo la loro esperienza recentemente con la pesca con la mosca secca. La posa deve essere sostanzialmente delicata, sì, ma non sempre, perché dipende dal tipo di artificiale che proponiamo al pesce. Ad esempio, se io pesco con una Dan, è normale che vado a proporre la mosca in una deriva abbastanza tranquilla e quindi con una posa abbastanza delicata. Se io però vado a proporre mosche che sbattono sull'acqua, come gli spinner piuttosto che le sedge, diciamo che una posa delicata non rende al meglio la presentazione dell'artificiale. La pesca imbattuta, tra virgolette, il che non vuol dire schiantare la mosca sulla testa dei pesci, altrimenti li prenderemmo morti a galla, che vuol dire semplicemente presentare l'artificiale in maniera un po' più aggressiva e un po' più a ridosso di dove pensiamo che possa stazionare il pesce o dove abbiamo visto la bollata, nel caso in cui si tratti di una pesca subbollata, per avere una reazione magari immediata da parte del pinnuto. Una piccola attenzione che può fare la differenza in alcune situazioni. Proprio pescando subbollate, una delle cose che ho notato accadere più spesso girando sui fiumi dell'Italia, ma imparandolo anche sulla pelle mia, è quello che a volte, avendo un pesce anche in frenetica attività davanti a noi, quello che facciamo è lancio, 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 cambio mosca, lancio, cambio mosca. Diciamo che tirargli la scatola delle imitazioni al completo o presentargliela da ogni angolazione può essere una soluzione valida. Oppure possiamo riflettere a volte sul tipo di bollata che abbiamo davanti e capire che quel pesce magari ha un determinato timing con cui sale. L'osservazione delle bollate del pesce ci può dare non solo indicazione su che cosa si sta mangiando, ma anche sul timing con cui sale a galla. Il mio consiglio è: guardate bene il timing con cui sale il pesce, perché ovviamente loro non hanno il cronometro, però magari salgono con dei ritmi abbastanza regolari. Centrare il ritmo regolare può aiutarci a risolvere quelle situazioni in cui guardiamo il pesce bollare e diciamo: cazzarola, ha bollato un istante prima che posassi la mosca. Penso che questa frase non sono stato l'unico a dirla su un fiume, proprio a dimostrazione del fatto che a volte i pesci salgono con un tempo di bollata abbastanza prevedibile e quindi a volte può essere utile prendergli il ritmo e anticipare la loro bollata con una presentazione ad hoc. Quarto consiglio: perché dobbiamo pescarli solo a salire questi pesci? Qualche anno fa mi trovai a girare un documentario sul fibreno con il buon Vania,
che ora non so in quali lidi mondiali è disperso per il suo lavoro. Durante questo filmato, chi conosce il Fibreno sa benissimo che si tratta di un chalk stream con la macro sigma, eccetera. E non vi nego che inizialmente ho avuto un po' di difficoltà, pur conoscendo il fiume, perché i pesci sono molto selettivi, perché eravamo nel finale di stagione, erano punte, eccetera, eccetera, eccetera. La chiave di lettura corretta è stata pescare a scendere. Non è che l'ho scoperta io la pesca a scendere. E non l'avete scoperta nemmeno voi. Però, in alcune situazioni, presentare la mosca a scendere, magari abbinandola con un rich cast, può avere il gran vantaggio di presentare l'artificiale prima del finale al pesce. È una tecnica che con i demoli funziona alla grande, soprattutto, però può essere utilizzata con successo anche per le trote, avendo un minimo di accortezza. Prestiamo attenzione in fase di ferrata, perché si può tendere a togliere la mosca dalla bocca del pesce. Se ci troviamo di fronte a una situazione in cui i pesci sono particolarmente selettivi, sono restii a salire, magari rifiutano anche gli insetti veri che a volte passano sull'acqua, la pesca a scendere può essere una valida alternativa al lancio di tre quarti, al lancio da dietro, eccetera. Ovviamente tutto dipende dalla distanza a cui potete proporre l'artificiale, perché chiaramente ci troviamo in una posizione di netto svantaggio nei confronti dei pesci, perché gli stiamo praticamente nell'angolo visibile, quindi c'è anche un discorso che va fatto sull'approccio, ma non va sottovalutato questo tipo di lancio a scendere. The last but not the least, direbbero gli inglesi. Pescare a secca non vuol dire che deve essere tutto estremamente, incredibilmente, straordinariamente galleggiante. Anzi, in alcune circostanze può essere utile che una parte dell'artificiale o addirittura anche una parte del finale prima dell'artificiale non stia a galla, quindi venga reso sommerso. Alcune volte capita proprio di bagnare con la saliva l'artificiale per farlo andare un po' sotto. I pesci a volte sono un po' più vulnerabili se una parte dell'artificiale o l'artificiale stesso non sta proprio completamente a galla. E ad esempio, come nel caso del finale, avere ad esempio l'ultima parte del finale non perfettamente a galla lo può per certi aspetti rendere meno visibile. Vanno tutte verificate determinate situazioni per cui è meglio averla completamente a galla o meno. Però il mio scopo è quello di aprirvi un po' le idee su questo discorso qua, che magari potrebbe ritornarvi utile in determinate situazioni. Quindi galleggiante ok, a galla ok, ma con un occhio aperto verso la possibilità di lasciare una parte dell'artificiale o del terminale non completamente a galla. Questo è il mio pensiero e alcune idee sparse sulla pesca a secca. Quello che vi voglio ricordare a tutti quanti è che la pesca a mosca vi deve gratificare facendola a secca, vi deve gratificare facendola a ninfa. Sono fatti vostri come pescate, basta che a pesca ci andiate, come dico sempre. Per pescare a secca, che è una pesca che adoro, vale la pena prestare attenzione a determinate cose, tra cui magari questi 5 spunti che io vi ho dato in questo breve video, che spero vi possano tornare utili. Se vi sono tornati utili questi consigli, come gli altri che trovate negli altri video, mettete un bel like alla pagina Capfly Fishing, che sarebbe la mia. Magari condividete questo video con i vostri amici che hanno bisogno di qualche dritto, perché semplicemente gli fate il culo ogni volta che andate a secca, oppure non lo condividete così il culo, continuate a farglielo lo stesso con qualche dritta che vi ho dato. Il giorno che i vostri amici vi dovranno pagare da bere perché avete risolto una situazione con qualche consiglio che vi ho dato, ricordatevi: io avanzo una birra.